Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia alla messinese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola, acqua, olio, lievito fresco di birra, zucchero, sale, acciughe, indivia riccia, tuma o scamorza, pomodorini, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina la semola l'olio e il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, tritiamo il formaggio. Mettere il formaggio ed accendiamo il bimby per 3 secondi a velocità 7. Il formaggio è tritato, mettere in una ciotola. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo su un piano di lavoro infarinato. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e facciamo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la focaccia, adesso la andremo a condire. Mettere per prima le acciughe. Il formaggio. L'indivia riccia. I pomodorini. Condire con il sale, il pepe nero, e irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-30 minuti. La focaccia è cotta, servire subito. Focaccia alla messinese. Grazie e alla prossima ricetta.